avremo 100 posti segreti qui su Brookhaven. Ebbene sì, oggi vedremo un sacco di posti segreti e li elencheremo tutti. Tutti quelli che ci sono su Brookhaven. Anzi, se spaccate il video di like adesso e arriviamo a 10.000 like, farò anche una seconda parte e ne farò molti altri. Quindi non perdete questa possibilità e iscrivetevi subito lasciando like. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo con i primi posti segreti. Il primo nascondiglio è dentro i cespugli di Brookhaven. Qualunque cespuglio, se soprattutto vi sdraiate, vi renderà invisibili agli occhi degli altri. Vi sempre vicino al motel c'è un bellissimo posto segreto che quasi nessuno letteralmente utilizza, ed è qui sopra nel tetto. Create un metodo per salire e poi incastrate qui il lettino. Ci metterete un pochettino, ma secondo me dopo un paio di tentativi sarete dentro. Ed ecco qua, una volta trapassato il muro, ecco che c'è un'intera stanza segreta gigantesca sopra il motel, letteralmente tutto il tetto. Andando al motel prendiamo una stanza, perché lì ci saranno altri passaggi segreti e nascondigli segreti. E sono questo tipo di piante. Ci basterà metterci piccoli e schiacciarli molto sdraiati, vabbè. Infilandoci in questo modo saremo completamente nascosti dentro la pianta. Ma chi viene a controllare lì? Stessa storia, il prossimo nascondiglio, che è letteralmente il lavandino. In tutti i lavandini, se vi sdraiate, diventate invisibili. Ragazzi, questo è uno dei miei preferiti. E andiamo alla banca di Brookhaven, perché qua dentro ci saranno altri due segreti. Il primo è sopra l'ATM, dove si prendono i soldi su Brookhaven. Mettiamo il nostro lettino, dobbiamo cercarlo di farlo incastrare come al solito. Opla. Ed ecco che ci ritroviamo all'interno di una stanza segretissima dentro la banca. Letteralmente è uno spazio enorme qui, ma non finiscono qui. Dobbiamo prendere adesso la carta e salire al secondo piano, perché dobbiamo fare esplodere la porta della banca dove ci sono i soldi. Prendiamo la bomba per far saltare tutto in aria e opla. E adesso dobbiamo salire proprio in questo punto qui e incastrare il lettino sopra di noi. Saltiamo un paio di volte per incastrarci ed eccoci nell'altra stanza segreta. Lo sapevate? Sì, questa è davvero bella. Rubate i soldi e vi nascondete qui finché la polizia se ne va. E il negozio dei vestiti, questo è un po' più banale, ma dobbiamo comunque contarlo. Qui dietro potete benissimo nascondervi, e sicuramente se mettete il vostro avatar completamente nero nessuno vi riconoscerà accanto alla parete. Saliamo qui nel dentista, perché ci saranno un paio di posti dove ci possiamo nascondere qui sopra. Cominciamo con i primi due, che sono uno, che è alla testa della doccia, e anche a sinistra, che è il secondo. E qua c'è anche la carta igienica nascosta, ragazzi. Non chiedetemi perché, non lo so. Un altro posto segreto che nessuno conosce è esattamente sotto questo angolino. Mettete il letto in questo modo e mettete poi sdraiati. Cercate di farvi, di incastrarvi e sdraiarvi, e poi dovete rimuovere il letto senza scendere, ragazzi. Dovete solo toglierlo cliccandoci sopra e vi ritroverete in questa posizione. Adesso cambiate mod finché non trovate quella giusta e vi buggate finché non arrivate in questo angolino, continuando a saltare. Ok, togliamo le mod, saltiamo un altro po' più avanti finché non ci incastriamo perfettamente qua dentro. Ok, ci siamo. E tadan, questo posto non lo conosce nessuno, e soprattutto nessuno vi vedrà quando entrate qua dentro. Il prossimo posto è a Starbucks Caffè, ed è questo qui. Mettiamo la scala esattamente in questo punto, così possiamo salire al secondo piano dove c'è questa bellissima piantina. Però il problema è arrivarci dove c'è questa piantina. Perfetto, dopo aver messo la scala bene, ecco che ci ritroviamo qui sopra. E quello che dobbiamo fare adesso è ovviamente l'emote ferito o sdraiati per sparire completamente dietro la pianta. Non è fantastico? Secondo me lo è. Abbiamo un paio di nascondigli qua nella posta di Brookhaven. Numero 1, qua dentro le scatole. Numero 2, queste altre scatole qui. E poi abbiamo queste qui, che sono le terze. Potete utilizzarle fra cui tutte, tranne quelle un po' più bassine. No, anche queste. Un altro posto segreto è questo. Aprite questo, salite qua sopra e magicamente vi troverete nascosti qua sopra. Fantastico, no? Nella piscina qua c'è un altro posto segreto. Abbiamo questo, ma ne abbiamo un altro che nessuno conosce. Se mettiamo esattamente il letto in questo punto qui, mettiamolo qua, e andiamo dall'altra parte, opla, e mettiamo una scala in un punto
punto dove noi possiamo, quando saltiamo ci arrampichiamo su questa scala, sarà un po' difficile, dovete provare un paio di volte. Ecco qua, ce l'ho fatta. Qui sopra c'è un posto segreto. Eccoci qua. Questo è tutto il tubo dove vi potete nascondere, quello di sotto. E qua ci sono anche delle scalette. Dove c'è il passaggio per salire sopra della banca che tutti conosciamo, se mettiamo il lettino in un punto preciso, che è questo qui, andremo al prossimo posto segreto. Allora, saltiamo, togliamo il letto così non cadiamo. Ed eccoci qua in un altro punto. E se mettiamo la scala bene, come potete vedere, possiamo andare a un secondo punto segreto. Io utilizzerò le cassaforti perché sono più facili da, insomma, per costruire un ponticello e non voglio cadere. Quindi, allora, proviamo a costruirlo in questo modo. Eccoci qua, ho dovuto fare un casino per costruire una strada fra scale e cassaforti. Ma ecco l'altro punticino segreto, che è qui dove c'è l'entrata rotta. Continuando nel tunnel e poi andando a destra, abbiamo delle stanze segrete anche qui. Andiamo con quella classica, che è questa qui, aprendo la lampada. Eccoci qua. E altri posti dove ci possiamo nascondere sono 1, 2. E se mettiamo il lettino qui in fondo, nell'angolo qui con il letto incastrato, abbiamo anche, se ci riusciamo, dobbiamo metterlo proprio bene, il terzo. Andiamo al daycare, al centro tossiani, per farvi vedere un paio di posti segreti dove potete nascondervi. Il primo è semplice ed è qua dietro, dietro la raccolta, il raccogli documenti, ecco. Il secondo è un po' più famoso ed è esattamente qui sopra, dove c'è questa struttura dove potete entrare dentro, come sapete, e potete nascondervi. Se avete paura che qualcuno vi guardi dall'alto e vi scopri subito, beh, incastratevi nella parte grigia e nessuno vi vedrà né dall'alto né da davanti. Andiamo al negozio di tacos, perché ci saranno un paio di nascondigli che nessuno si conosce, perché nessuno viene allo spacios. Come primo nascondiglio abbiamo qua sotto, sì, nessuno sapeva che qua sotto si ci potesse infilare. E ne abbiamo un altro qui vicino alla friggitrice. Ecco, in questo punto preciso qua nessuno può vederci. Stessa cosa se ci infiliamo anche in questa parete. Letteralmente tutta la parete ci renderà invisibili, soprattutto la parte dove ci sono le scatole. Adesso cambiamo e mettiamo la lavanderia, dove qui potete nascondere in qualsiasi lavatrice. Buona fortuna a, beh, farvi trovare da chi vi sta cercando, sia sopra che sotto. Quindi sono due nascondigli. Passando dal centro abbiamo due nascondigli. Il primo è l'albero di sinistra e poi il secondo abbiamo l'albero di destra. Dai, gli alberi sono quelli più utilizzati da tutti. Andiamo all'aeroporto, precisamente sull'aereo, e qui abbiamo un paio di posti. Il primo è qua dove c'è il finestrino, c'è tutto un triangolo. Il secondo nel manubrio del pilota. Se vi mettete la emote sdraiati e ti riallineate per bene, ecco che non ci siete più, siete lì, praticamente il manubrio. E se andiamo nel bagno e mettiamo il letto in questo punto qui, anzi senza nemmeno mettere il letto, vi ritrovate in una stanza segreta qui dentro dell'aereo. Ma sì, contiamo anche il lavandino, anche qui c'è un altro lavandino dove nascondersi, quindi lo contiamo. Ora ci troviamo al supermercato, perché il primo nascondiglio si trova esattamente qui. Se ci sdraiamo da piccoli in questo cubetto siamo letteralmente nascosti, nessuno lo sapeva questo. E il secondo nascondiglio è dentro un frigorifero. Vi consiglio quello dei cartelli del latte, perché è il migliore dove nascondervi. Saltate tante volte finché non vi incastrate e cominciate a saltare all'infinito girandomi, finché in teoria non sarete perfettamente nascosti. Non mi vedo nemmeno più io. Ok, guardate. Ah, opla. Ecco, vicino al supermercato abbiamo i, insomma, gli appartamenti. E questo è uno dei più semplici, perché basta non prendere nessuna casa, incastrare qui il nostro lettino, ecco che abbiamo un mega nascondiglio gigante, sia sotto che sopra, quindi vale per due. E andiamo qui sotto dove c'è la stazione, qui ne abbiamo tanti. Cominciamo con quelli dentro il treno, che è uno qui davanti dove c'è il conducente, perché se incastriamo il nostro lettino qui e saltiamo tante volte, in teoria ci fa uscire in questa stanza segreta. Stessa cosa se metterete un letto nell'angolino del treno e vi incastrate col letto, ecco che vi siete nascosti sotto il treno. Guardate, il treno è qua e qui sotto ci sono io. E ovviamente l'altro nascondiglio si troverà qui. Cliccate le case della stazione, si aprirà un passaggio segreto e esattamente qui sotto, dove ci sarà l'entrata per l'acqua, ecco che abbiamo un nascondiglio. E da qui sotto nessuno può vederci da sopra. Andiamo alla stazione di polizia. Qua ce ne sono un paio. Il più facile è sicuramente
praticamente questo qui. Basta saltare qui dietro ed è qui che ci siamo nascosti. Saliamo le scale per il secondo passaggio segreto, che anche questo è molto famoso, che è qui dentro nella torretta. Vi nascondete qui e sapete fatto. Andiamo nella cella e vedremo il prossimo passaggio e posto segreto. Se saltiamo qui sopra e andiamo sulla ventola, ecco che ci troveremo nel primo passaggio segreto. Ma non finisce qui, perché camminando contro le pareti di qua sopra ne troverete un'altra stanza segreta, che è questa qui, piena anche di oggetti che servono per la storia di Brookhaven. E se vi riuscite a incastrare vicino alla scala, c'è un'altra stanza segreta con addirittura il codice per un film. L'ospedale di Brookhaven è un posto pieno di segreti, ma anche di posti dove ci si può nascondere. E cominciamo. In questa stanza ci sarà il tavolino qua, che ci permetterà di nasconderci sdraiandoci ovviamente con le botte. Andiamo nella stanza dell'X-Ray e c'è un bel posto dove nasconderci. Qua dietro che c'è la stanza X-Ray, che è il primo. Se andiamo più avanti abbiamo il secondo nascondiglio, che è questa stanza. Il terzo nascondiglio è dietro questo bellissimo contenitore, quello che è. Mettiamo il letto. Cassandoci dietro il raccoglitore abbiamo un'altra stanza segreta, dove addirittura c'è un bisturi. Ovviamente cliccando qui sotto sul tavolo c'è un passaggio segreto, anzi un teletrasporto, che ci porterà in una intera camera segreta a tema agenzia. Andiamo al cimitero. Non dovrei essere contenta di essere qui, ma abbiamo dei nascondigli qui. Il primo è dentro l'albero. Il secondo posto dove potete nascondervi è sicuramente qua dentro, dove c'è la tomba di... beh, non so cosa sia, ma se la bussi fa un brutto rumore. Potete anche nascondervi esattamente in questo punto sdraiandovi. Vale la stessa cosa per qui, quindi sono due. Andiamo al municipio, perché ci sono dei posti ben nascosti. Il numero uno, uno è sopra la cassaforte e addirittura vai direttamente dietro. Un altro lo troviamo qui dietro. Se vi incastrate bene è davvero difficile da trovarvi poi, perché addirittura non riuscite più ad uscire. Stessa roba qui dietro, addirittura qua potete addirittura attraversarla. Le piante possono essere utilizzate pure, quindi abbiamo uno e due, entrambi valgono praticamente come due nascondigli, se vi siete magari bene. In questo caso io mi sto mettendo un po' la cavolo. Ok, ci siamo, lasciate stare, vi sistemerò meglio dopo. Saliamo sopra. Già lo sapete, sia questo che l'altro da questa parte vi potete nascondere dietro, quindi vale per due. E la cosa più figa è che qui dietro c'è un pulsante che apre questo passaggio segreto, che ci fa arrivare in questa zona segreta del municipio, che è dove si fanno i soldi falsi. Aiuto. Andiamo qui alla pompa di benzina e andiamo qui al 24 ore shop, perché qui dentro, se aprite le porte 1 e 2 e poi vi mettete sdraiati saltando parecchie volte all'interno del frigorifero, ecco, magari io non ci sto riuscendo, ok, in questo modo arriverete in un passaggio segreto qui dietro. Salve! Bello questo posto, molto carino. Secondo posto dove possiamo nasconderci è assolutamente qui dove c'è il bancone, tutto il bancone, ma dove c'è la parte bianca è meglio. E se volete essere proprio dei pro, dei master dei nascondigli, saltate qui sopra ed ecco che vi siete nascosti qua dentro. E anche qui potete nascondervi dentro i rulli, basta mettervi piccoli e incastrarvi sia nella parte grigia che nella parte arancione. E tada, siete un rullo. Esattamente a destra del market del cibo c'è un passaggio segreto, ed ecco un'intera stanza segreta, che è quella dell'agenzia, che tutti conosciamo in fondo. Stessa cosa se giriamo qui a destra, abbiamo un'intera stanza segreta dove si fa il portale. Ecco la seconda. Andiamo all'autoshop, perché nessuno sa che se salti qua dietro dove c'è il coso che sale e scende per le macchine, beh, vi nascondete in un passaggio. Eccoci qua, ecco, se ci mettiamo anche sdraiati andrà ancora meglio. Ta-da, non ferito, sdraiati, perfetto. Giriamoci in questo modo ed eccoci qua, nascosti. E qui dentro c'è un altro posto, che è dentro le scatole. Mettiamo una casa al Gold Ranch, che si può mettere solo col premium, con qualsiasi casa, una vale l'altra. E comparirà un albero dove ci sarà una stanza inedita, che si può avere solo in questo punto della mappa, che è una casa sull'albero per i bambini. E beh, qui potete nascondervi, dai. Se andiamo dall'altra parte, dietro il cinema, dove c'è questa montagna, troviamo un punto segreto proprio sotto questa montagnetta qua, che è una specie di collina. Qui c'è un passaggio che ci porta nel punto dove, beh, poi comparirà il portale di Brookhaven, ragazzi. Andate a prendere l'aria d'estate e mettete la casa militare. Il primo lo troviamo nella torre di vedette di questa casa. Dobbiamo andare qui a destra e salire esattamente le scalette. E ci troveremo davanti al... la machine gun, dove il aggeggio per sparare, e mettendoci dentro ci camufferemo perfettamente. Il secondo lo troviamo in questa parte. No, sono caduta.
Mannaggia! Dicevo, il secondo lo troviamo in questa parte verde perché gli alberi si conficcano e se ci sdraiamo, puff, spariamo. Ovviamente c'è una scatola, quindi anche questo è un segreto e anche questo, quindi sono due. Entriamo in casa e ce ne sono molti altri qua dentro. Ovviamente abbiamo la cucina, tutte le cucine di Kevin in poche parole vi potete nascondere. E per fare i fighi potete mettervi anche dentro il frigorifero, che è il nostro secondo passaggio segreto. Allora, fatemi entrare, sarà molto difficile perché io sono scema. Sdraiamoci, ok. Ok, sto cercando di incastrarmi con tutto il mio cuore. Eccoci qua, mettetevi perfettamente al centro così sarà difficile vedervi. E poi chiudete le porte. Puff! Saliamo sopra perché qua c'è una delle stanze segrete migliori. Allora, questo è un altro nascondiglio. Quindi uno, due e basta. Solo due così dove nascondersi dietro. E poi se ci sediamo esattamente dove c'è questo documento, aspettiamo qualche secondo e poi ci mettiamo al centro, ci teletrasporterei in automatico in una stanza segreta di questa casa. Adesso come casa prendete la prima real estate, la villa gigante. E andando nel piano di sotto, qui c'è un bellissimo posto dove nascondersi, un bellissimo posto segreto che si apre se facciamo le pressioni in questo macchinario. Adesso non le sto facendo. Ehi, 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 lavorerò. Uno, due, tre, dai che si apre. Eccolo qua, si è aperto e qui abbiamo una stanza segreta. Ma non finisce qui, perché se togliamo la casa mentre siamo qua dentro, venite a vedere in questa enorme camera segreta che è dove c'è la prima la casa. Prendiamo la prossima casa che è piena di nascondigli, che è quella sempre della real estate con la lancione. Ovviamente gli alberi di questa casa li potete utilizzare tutti, sono in tutto quattro, quindi sono quattro nascondigli. Dove c'è una jacuzzi basta mettere l'emote sdraiato, tuffarsi e sedersi avvicinandosi alla seduta in questo modo, forse mettendo ferito viene meglio, io non direi la verità, ragazzi, dovete provarci un paio di volte finché non vi sedete, ecco, in quel modo ce l'avevo fatta, rifacciamolo, ecco, letteralmente vi siete incastrati dentro la jacuzzi ed anche questo è un posto segreto. La stessa cosa potete farlo con i divani, qua ce ne sono due, quindi sono due nascondigli, mettetevi ferito o qualunque altra emote che sia che siete a terra, quindi tipo sdraiato. E eccovi qua che siete letteralmente dentro il divano. Potete anche incastrarvi nel gabinetto, ovviamente. Top. Ma il posto segreto più importante di questa casa è questo qui sopra. Se saltiamo qui sopra e poi scendiamo giù, ecco che abbiamo un'intera stanza segreta. L'altra casa del real estate è: potete utilizzare l'acqua, cioè qualunque punto dell'acqua. Anzi, in alcuni punti, ragazzi, tipo qua della sabbia, potete letteralmente sdraiarvi. Quindi sono due nascondigli. Qui c'è un punto dove ci sono le terme. Come la jacuzzi, se vi mettete in questo punto, vi sdraiati, scoprirete dentro la roccia. Andando nella stanza principale dove si dorme, andando qui nella cabina armadio, se clicchiamo il tetto scenderà un passaggio segreto che ci porterà nel tetto dove c'è un'intera stanza segreta con la cassaforte. Andiamo al cinema perché anche qui ci sono parecchi posti dove nascondersi. Entrando qui alla pizzeria e incastrando il letto qui dentro il forno, se vi incastrate e poi saltate, ecco che siete letteralmente dietro di esso e anche ancora più indietro se siete bravi a incastrarvi. Tadan! Abbiamo le scatole qui, abbiamo uno e due che sono le casse, tre le scatole qua dietro. Salendo sopra ne abbiamo tantissimi altri, cominciando da questo qui dietro, che è una stanza triangolare. Stessa cosa la troviamo nell'altro angolo, esattamente qui c'era un altro uguale, che è un'altra seconda stanza segreta. Andando all'ombergheria e mettendo il letto in fondo, vi ritroverete da questa parte, che è un'altra stanza super gigante. E poi dove c'è la foto di questa bellissima ballerina, mettete il letto e qua dietro vi ritroverete un altro passaggio. Nelle case ci sono tantissimi segreti, ma vi mostro quelli più iconici. Prendiamo l'asilo e ci sono dei passaggi segreti. Uno è sotto la scala, papà. L'altro è qui a sinistra del bagno, che ci porta anche all'altro passaggio. Sotto gli scivoli abbiamo un altro passaggio segreto che è esattamente qua, che ci porta in questa stanza. Ma anche qui sopra dove c'è il frigorifero, se saltiamo un paio di volte, ecco che ci ritroviamo nella prossima stanza segreta. Se magari ci riesco. Eccoci qua. Qui dove c'è del cioccolato fra cui nascosto. Ovviamente la vasca da bagno. Sotto la montagna c'è una fantastica, bellissimo passaggio qui dove c'è una cascata, dove qui dietro potetevi benissimo nascondervi. Tadan! C'è un passaggino che va sempre più lontano. Sì ragazzi, praticamente l'hanno super ampliato. E qui c'è una pietra che si apre e vi porterà alla Silicon Valley. Esatto ragazzi. Andiamo nella casina in Canada, che è questa qua, che anche questa è super inquietante. Questi letti hanno una forma particolare dove potete nascondervi, perché non lo so, hanno
sono, hanno le coperte tipo gonfie. E la cosa più inquietante arriva qui, perché se saliamo sopra la doccia ci sarà un passaggio segreto per andare sul tetto. O platto, cercare di arrivarci. Ok, eccoci qua, dove ci sarà una bambola, dei giocattoli e altre cose molto inquietanti. Questo albero qui gigante è un mega nascondiglio, sia qui uno che due dall'altra parte. E andiamo sulla barca, perché qua ce ne sono altri. Scendiamo sotto, andiamo dove c'è la doccia, ed ecco che passando qui dietro c'è una stanza segreta. Usciamo dalla barca, camminiamo sui lati, esattamente in questo, punto qui. E pian piano a un certo punto dovreste cadere in un buco, che è questo qui, che vi fa andare in una parte invisibile della nave, dove non solo potete camminarci e nessuno vi vedrà mai, ma accedere anche a posti che non potete arrivare. Infatti sotto la scala ecco qua il terzo posto segreto. E contando tutti gli alberi, io direi che questo, questo e questo sono 5 nascondigli. E andiamo all'ultimo, che si chiama, si trova all'Eden Valley. Se andiamo qui dritto a sinistra, abbiamo, come quello che abbiamo visto nella cascata, un passaggio segreto che ci porterà esattamente a un'altra roccia con una stanza segreta diversa da quella prima. Che ne dite? Questi erano 100 segreti. Spolliciate questo video, like, per arrivare con la seconda parte.